È un progetto che porterà l'unione di due società importanti nel pesarese che sono l'Arzilla e l'Avis Pesaro. L'Arzilla già in tanti anni, grazie alla mia esperienza, al progetto del Mix Team con l'Academy, è partita accogliendo le ragazze e dandogli delle squadre attraverso le rose miste. Quindi già le ragazzine giocavano insieme ai maschietti dai 5 ai 15 anni nel settore giovanile dell'Arzilla. Dopodiché negli anni la Vis è entrata sul porto e ha iniziato a creare delle categorie al femminile e a oggi siamo riusciti ad unire i due progetti per far sì che una bambina possa entrare da quando è piccolina a quando deciderà di smettere, come ho fatto io, avere tutte le categorie pronte a supportarla. L'Arzilla farà il Mix Team dai 5 ai 15 anni, poi la Vis Pesaro avrà la categoria Under 12 femminile, l'Arzilla e la Vis avranno le categorie Under 15 femminili, poi la 17 verrà fatta l'Arzilla in collaborazione con la Vis e la Vis concluderà con la prima squadra che milita in eccellenza. Ora la collaborazione porterà a due obiettivi principali: crescere di categoria con la prima squadra e in tre anni, attraverso le categorie del settore giovanile, far sbocciare una primavera nazionale. Avere la possibilità di costruire, di sviluppare una cosa che noi portiamo avanti con tanta passione, con tanta volontà, con tanta energia e che ha dato dei risultati importantissimi e che ci ha permesso di spingere all'esterno 15 ragazze dal nostro momento ad oggi e oggi poter dire la Vis, la città, ci permette di sviluppare questo progetto e poter indicare che queste ragazze possono giocare nella città, nella loro città, nella loro squadra della città, credo che sia il più bel risultato che si possa ottenere. Gli obiettivi della squadra quest'anno, come ha detto il Presidente, sono ambiziosi, anche perché l'anno scorso comunque, essendo arrivati secondi a un punto dalla San Benedettese, l'organico è abbastanza valido. Tra l'altro quest'anno ci siamo comunque rafforzati, anche se credo che ci saranno delle squadre nuove iscritte, una squadra che è retrocessa dalla Serie C, il tutto non sarà facilissimo, però noi come sempre promettiamo, una cosa che possiamo promettere è il massimo impegno, la massima organizzazione per arrivare all'obiettivo previsto di vincere il campionato. È una cosa abbastanza surreale perché ho iniziato quando avevo 5 anni e a 5 anni ho iniziato nell'Arzilla ed ero l'unica femmina ed era molto complicato pensare a un futuro, non sapevo nemmeno dell'esistenza della nazionale, non sapevo esistesse il calcio femminile. E grazie alla Raffaella Manieri poi ho imparato che si poteva avere anche un futuro. Però adesso arrivare ad avere l'unione tra l'Arzilla e la Vis Pesaro mi sembra un miracolo, perché è un po' di anni che ci speravo e adesso sono contenta che le ragazze che nascono, che hanno appunto 5, 6, 7 anni, abbiano questa fortuna che io non ho avuto. Però ho continuato sempre a giocare andando lontano da casa e adesso sono ritornata a Pesaro e sono contenta di questa unione, insomma.